Piccolo video sulla stupidità umana, ovvero come la gente si dovrebbe mettere le mani in tasca invece di fare del casino. Allora, questo è un amplificatore, un PM34 della Marantz che mi è capitato, diciamo, in mano. Era stato dato a uno pseudo tecnico che ha fatto, diciamo, questo bel lavoro. Ha tranciato. Ha tolto i finali, ha tolto le resistenze che ci sono sui finali, vedete i buchi vuoti. Poi ci ha montato questi amplificatori di non so che, questa specie di finali, non si sa perché, che sono due amplificatori appiccicati lì con non si sa di che. Ha tranciato cavi, si vedono lì, tranciato cavi, ha tranciato i cavi di uscita, proprio sono tranciati di netto con una tronchese e ci ha risaldato le uscite di questa sottospecie di amplificatori che non si capisce bene. Poi, non contento, ha messo queste resistenze qui, messe così, attaccate qui, che vanno alla cuffia praticamente. Attaccate così alla cuffia e queste qui escono direttamente da, sono un parallelo all'altoparlante e questo ci ha fatto una specie di partitore. Ora io mi domando, ormai l'amplificatore ovviamente è rovinato perché non è un amplificatore di pregio, anche se è marchiato Marantz, e rimetterlo tutto a posto non è proprio conveniente nemmeno se uno lo volesse usare per conto proprio. Perché le persone fanno queste cose qui? Queste qui messi sul dissipatore con è un transistor messo lì che serve per sentire la temperatura, messo col mastice da calzolaio. Ecco, mi domando perché rovinare un amplificatore se non sei capace, non ci mettere le mani. È tutto qui. Scusate lo sfogo, ma vi volevo mettere a conoscenza appunto della stupidità umana che hanno certi pseudotecnici. Ecco qua, questi sono gli amplificatori che quel bischero, perché non si può dire altro che bischero, ci ha messo. Oltretutto, guardate questi fili qui, uno è lungo da morì, questo è il finale che dovrebbero essere qui i finali, attaccati direttamente al dissipatore, ci ho messo questo bel filo lungo, sarà 30 cm di filo, e così magari si becca di tutto e inizia anche a oscillare. Stessa cosa per il transistor che dovrebbe servire per sentire la temperatura dei finali, anche questo messo con un filo lungo e attaccato con il Bostik, più che altro col Bostik fa bene, insomma sono questi due che ha messo, sono questi due. Ora poi vi faccio vedere anche gli altri collegamenti che ha fatto. Ora, come si può in un amplificatore della Marantz o in un qualsiasi altro amplificatore invece di ripararlo fare una cosa di questo genere? Ecco qua, un'altra chicca che ha fatto questo bel tomo ha sostituito l'interruttore mettendoci questo, affogato lì sul circuito stampato con la colla a caldo, perché non si sa che lavoro fa questo qui. Scusate se sono agitato, ma quando vedo queste cose vado in bestia. E qui la stessa cosa, come ho fatto vedere prima, vedete questo qui. Prendiamo, ecco qua. Questo era il cavettino che dal circuito stampato ovviamente andava all'uscita, e lo stesso di qua, lui che ha fatto la tranciati di netto proprio così e ci ha messo questi fili qui che collegati all'uscita. Sempre da questi fili qui andava
tramite questo partitore che ha fatto lui con queste resistenze qui montato in aria così, andava alle cuffie. Ma non solo, il lavoro poi che ha fatto, ovviamente questo lavoro qui che ha fatto, questo bel lavoro, questo relè qui non serviva più a nulla praticamente, e che era il relè della protezione, così come quell'integrato lì, che quell'integrato lì è quello che dovrebbe proteggere le casse in caso di avaria, diciamo, dei finali, ovviamente non proteggeva niente. Senza considerare che non ha, per fare questo lavoro qui, non ha tolto né i pre dei finali, non ha tolto nulla, e probabilmente qualcosa di questo qui è guasto, perché questo integrato qui scalda da morire, poi l'ha lasciato con le corna così non si capisce bene, e questi uno di questi due, che è dei prefinali, scalda da morire, è bollente. Sicché ci sono anche dei problemi sul circuito stampato che lui ha cercato di risolvere facendo una cazzata tremenda e lasciando l'amplificatore in balia di se stesso, che poi alla fine bruciava tutto, diciamo, prendeva fuoco. Non nel vero senso della parola, ma questi poveri componenti, cioè così è veramente, ci vorrebbe, non dico la galera, ma insomma almeno 5 frustate.